Questo è il velocissimo e facilissimo progetto che andremo a realizzare oggi con il nuovissimo Primavera Lamè. Ecco il protagonista di questo progetto, di questa stola. Guardate che bellissime sfumature. Primavera Lamè, novità, Primavera Estate 2018 di Lane Mondial. Ne esistono tantissime fantasie. Vi lascio ovviamente, come al solito, tutti i link nell'info box sotto al video per andare direttamente al sito. Lavoreremo il progetto con un uncinetto da 4. Allora, partiamo subito dicendo che questo punto, che si sviluppa su 4 giri, è un multiplo di 5 più 4. Quindi, nel nostro caso, andiamo ad avviare 80 catenelle più 4, 84 catenelle. Fatte le 84 catenelle, sulla quinta, a partire dall'uncinetto, andiamo a lavorare una maglia alta. Già partiamo con il motivo, con il primo giro del motivo. A questo punto vado a lavorare 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, una e due, e lavoro sulla terza una maglia alta. E lavoro anche le successive due con una maglia alta, quindi vado a fare 3 maglie alte. A questo punto continuo questa sequenza, quindi lavorerò 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, una e due, e lavoro sulla terza una maglia alta e lavoro anche le successive 2 catenelle con 2 maglie alte, quindi lavoro queste 3 maglie alte. E di nuovo vado a ripetere questa sequenza. 2 catenelle. Salto 2 catenelle di base, lavoro quindi sulla terza, sulla quarta e sulla quinta una maglia alta. Quindi continuate così fino alla fine del giro. Faccio anche le ultime 2 catenelle, poi salto 2 catenelle di base e lavoro le ultime 2 con 2 maglie alte. Questo è il nostro primo giro del motivo. Secondo giro del motivo, facciamo una catenella e giriamo il lavoro. E subito nel primissimo punto andiamo a lavorare una maglia bassa. Adesso in questo spazio a 2 catenelle andiamo a lavorare 5 maglie alte. Quindi semplicemente all'interno dello spazio 5 maglie alte. Fatte le 5 maglie alte, invece in mezzo qui nella seconda maglia alta andiamo a lavorare una maglia bassa. E di nuovo vado a lavorare nello spazio da 2 catenelle del giro precedente 5 maglie alte. Quindi praticamente dobbiamo continuare a fare questa sequenza, a lavorare negli spazi 5 maglie alte, questo gruppetto di 5 maglie alte, mentre poi nelle 3 maglie alte del giro precedente lavoriamo quella in mezzo, quindi la seconda con una maglia bassa, tutto qui. Quindi continuate così, poi vi faccio vedere ovviamente come concludere il giro. Lavoriamo anche l'ultimo spazio da 2 catenelle con le 5 maglie alte e poi concludiamo con una maglia bassa sulla terza catenella e questo è il nostro secondo giro.
Per il terzo giro andiamo a fare una maglia alta doppia che sostituiamo con 4 catenelle più uno spazio da una catenella, quindi 5 catenelle di fatto, e giriamo il lavoro. A questo punto lavoriamo le 3 maglie centrali con 3 maglie alte. Andiamo in sostanza a ricreare un po' il primo giro fatto. Quindi lavoro le 3 maglie centrali del gruppo da 5, quindi la seconda, la terza e la quarta, con 3 maglie alte in questa maniera. Dopodiché mi sposto con 2 catenelle e sul prossimo gruppetto di nuovo salto la prima, lavoro la seconda, la terza e la quarta con 3 maglie alte. Quindi semplicissimo anche questo terzo giro. Ricordatevi di intervallare il tutto con 2 catenelle. Faccio le ultime 3 maglie alte e concludo facendo una sola catenella e lavorando una maglia alta doppia sulla maglia bassa del giro precedente. Ecco qua, e questo è il nostro terzo giro. Per il quarto giro invece iniziamo lavorando una maglia alta che sostituiamo naturalmente con 3 catenelle, quindi 3 catenelle, giro il lavoro e vado a lavorare altre 2 maglie alte. E lo faccio in questo spazio da una catenella. A questo punto diciamo che è il giro degli archetti, quindi lavoro nella maglia centrale una maglia bassa e in mezzo all'archetto da 2 catenelle le mie 5 maglie alte. Quindi in sostanza è alternato praticamente il secondo giro. Quindi ripetiamo nel gruppo dei 3, vedete, maglie alte, lavoro la maglia bassa nella maglia centrale, nello spazio invece lavoro 5 maglie alte, tutto qui. Quindi molto semplice anche questo quarto e ultimo giro del motivo. Mi raccomando di lavorare appunto la maglia al centro del gruppo da 3 e di lavorare negli spazi. Continuate così e poi vi faccio vedere la fine di questo quarto giro. Alla fine vado a lavorare le 3 maglie alte, lo potete fare sia nella terza catenella, lavorandole tutte e 3 nella terza catenella, o anche 2 nel piccolo spazio e una nella terza catenella, come volete, tanto il risultato è uguale. E questa è la fine del nostro quarto giro che chiude il motivo. Naturalmente, come al solito, rivediamo uno per uno i giri del motivo. Allora, ripartiamo dal primo motivo, quando avete concluso, diciamo, i primi quattro giri, con 3 catenelle, nostra prima maglia alta, più un'altra maglia alta, perché infatti vi ricordate, partivamo con 2 maglie alte. Dopodiché vado a fare le mie 2 catenelle e vado a lavorare la seconda, la terza e la quarta. Vedete, seconda, terza e quarta con delle maglie alte. Quindi vado a creare le mie 3 maglie alte. Dopodiché di nuovo vado a lavorare 2 catenelle, salto la prima, lavoro la seconda, la terza e la quarta con delle maglie alte. E continuo così per tutto il giro. Questo è il primo giro del motivo. La chiusura del primo giro del motivo la facciamo facendo le 2 catenelle e lavorando sui 2 maglie finali, 2 maglie alte, quindi una e l'altra ovviamente sulla terza catenella in realtà. Quindi concludiamo con 2 maglie alte. Questo è il primo giro. Per il secondo giro invece facciamo una catenella, giriamo il lavoro e subito una maglia bassa. E adesso vado a lavorare le mie 5 maglie alte qui nel primo spazio da 2 catenelle e quindi qui dentro lavoro 5 maglie alte.
Fatte le mie 5 maglie alte, vado a lavorare nella maglia centrale del gruppo da 3, ovvero la seconda cosa, una maglia bassa. Quindi di nuovo adesso riprendo a lavorare nello spazio qui le 2 catenelle, in ciascuno spazio 5 maglie alte e in mezzo al gruppo da 3 una maglia bassa. E questo è il secondo giro. Molto semplice anche la chiusura del secondo giro, vado a fare semplicemente una maglia bassa nella terza catenella. Terzo giro del motivo, vado a lavorare una maglia alta doppia, la prima la sostituisco con 4 catenelle più una spazio da una catenella, quindi ne avvio 5. Giro il lavoro e adesso lavoro la seconda, la terza e la quarta maglia con maglie alte sempre, quindi una, 2 e 3. Mi sposto nell'altro gruppetto con 2 catenelle, quindi 2 catenelle e ripeto, seconda, terza e quarta, quindi salto la prima e salto l'ultima, oppure lavoro le 3 centrali. Faccio le mie 3 maglie alte e di nuovo sono pronta a spostarmi con 2 catenelle e continuare così fino alla fine del giro. La chiusura del terzo giro è facilissima, vado semplicemente a lavorare dopo aver fatto una catenella, una maglia alta doppia nella terza catenella. Guardate già che meraviglia. Quarto e ultimo giro del motivo, dobbiamo fare le 3 maglie alte. La prima la sostituiamo con 3 catenelle, giro il lavoro e nello spazio vado a lavorare, che è più comodo, 2 maglie alte. A questo punto lavoro nella maglia centrale una maglia bassa, vi ricordate perché questo è il giro, diciamo, degli archetti, e poi nello spazio lavorerò le 5 maglie alte, quindi una maglia bassa qui e nello spazio 5 maglie alte. Ovviamente continuate questa sequenza, una maglia bassa nella maglia alta centrale e poi nello spazio invece 5 maglie alte, così fino alla fine del giro. Alla fine del giro lavorate 3 maglie alte nella terza catenella. Ripeto parte, avete capito che finiamo e iniziamo nella stessa maniera. Ecco qua, questo è quello che dovete ripetere, questi 4 giri, fino alla lunghezza desiderata. Io userò circa 2 gomitoli e quindi andrò avanti un bel po'. Ecco qua, dopo aver lavorato 2 gomitoli praticamente di primavera lamé, mi è rimasto proprio un pochino perché mi sembrava eccessivamente lunga, anche perché mi è venuta a 2,20 m e larga 40 cm. State vedendo anche un po' le sfumature, lo sviluppo delle sfumature. Io penso che il video non renda la bellezza di queste sfumature dal vivo. Ovviamente, prima di dire finito, dobbiamo sistemare le nostre codine. Io lo faccio usando sempre questo ago che ormai conoscete, di cui comunque vi lascio sempre il link nell'info box. Basterà ovviamente passare il filo attraverso la lavorazione nei punti in cui vi sembra più fitta la lavorazione e poi potrete tranquillamente tagliare il filo. A questo punto la nostra stola si può dire davvero finita. Vi ricordo che con 2 gomitoli circa, nel senso mi è avanzato un pochino, ho realizzato questa stola che è larga 40 cm e lunga 2,20 m, quindi bella avvolgente, bella grande come piace a me, per le nostre serate estive.
Come avrete capito, questo è un punto che si presta a tante lavorazioni. Vogliamo fare un copricostume, una magliettina, un vestitino, insomma, vedete voi, rispettate sempre il multiplo di 5 più 4 e spero quindi che questo progetto vi sia piaciuto, che vi possa anche essere spunto, insomma, per anche altri progetti. Io come al solito vi lascio all'end card e vi aspetto al prossimo video. Ciao!